Mister, vittoria ineccepibile, risultato mai in discussione. Sì, infatti oggi abbiamo fatto un'ottima gara, però dispiace per alcune situazioni di gioco che sono create che non vanno bene per la mentalità che tengo io. C'era bisogno di una prova di carattere dopo il brutto KO di sabato contro il Vigequense, insomma, non ci si può assolutamente lamentare, un'ottima nocerina. Sì, infatti la risposta c'è stata, però noi per fare il campionato, per giocarcela con tutte, dobbiamo migliorare su alcune cose. Oggi infatti in un certo periodo di gara non abbiamo fatto le cose che dovevamo fare. Massa Lubrense poca roba, però i due gol, qualche errore difensivo. Vabbè, al di là dei gol, noi abbiamo fatto una buona prova oggi, merito anche ai ragazzi, però noi sappiamo che dobbiamo migliorare e quindi dobbiamo lavorare durante la settimana. Ma vediamo un po' la settimana prossima dove dobbiamo migliorare. Una vittoria che dedichiamo alla nuova nata in casa Criscuola. No, al di là della nascita di mia figlia, questa vittoria va dedicata a questo gruppo di ragazzi meravigliosi perché non è facile giocare in queste condizioni, condizioni che ancora una volta giochiamo a porte chiuse e senza i nostri tifosi, quindi non è facile giocare quando c'era. Abbiamo sbloccato subito la partita, dopo 10 minuti eravamo già sul 2-0, poi siamo calati un attimo di concentrazione e loro hanno trovato il gol del 2-1, però tutto sommato abbiamo tenuto sempre noi il pallino del gioco e alla fine abbiamo fatto altri 2 gol. Dicevamo con il mister c'era bisogno di una prova soprattutto di carattere per dimenticare i 3 gol e quella prestazione scialba contro il Vigequense di sabato. Sì, ci voleva perché dopo la brutta prova di Vigo, dove abbiamo perso 3-0, era fondamentale vincere perché era brutto, dopo una serie di risultati utili consecutivi si può perdere, ma non in quel modo. Mancano solo i tifosi a questa nocerina. Sono loro che sono il dodicesimo in campo e speriamo che il più presto possibile si possa risolvere questa situazione perché giocare con loro ha tutto un altro sapore. Da un punto di vista personale, chiudiamo, è una chance importante. Dove vuole arrivare Gianmarco Olivato? Sicuramente è una grande vetrina qui a Nocera perché come sono ambiziosi i ragazzi più piccoli, cioè io ho 22 anni, forse sono anche più ambizioso dei più piccoli, è una vetrina importantissima, dove voglio arrivare? Il più alto possibile.